mafia, lo sappiamo, esiste tuttora, non è stata ancora definitivamente sconfitta, estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l'attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l'esistenza della mafia. Nessuna zona grigia, nessuna omertà, né tacita connivenza. O si sta contro la mafia o si è complice dei mafiosi. Non vi sono alternative. Eccoci, siamo tornati. Queste erano appunto le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate ieri nell'aula bunker del Lucciardone in occasione dell'anniversario della strage di Capaci il 23 maggio 1992. Lenzuoli bianchi e tanta gente davanti all'albero Falcone a Palermo in ricordo di quei maledettissimi giorni di 29 anni fa. L'immagine simbolo di quella generazione resta il cratere generato sull'autostrada, una vera e propria scena di guerra. Ripercorriamo quelle drammatiche ore in questo servizio di Fabio Camillacci. Sono quasi le 6 del pomeriggio del 23 maggio 1992, una delle giornate più buie della storia della Repubblica Italiana. Sull'autostrada A29, che dall'aeroporto di Punta Rais in Sicilia porta a Palermo, viaggiano tre Fiat Croma. A bordo il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. Con loro gli altri membri della scorta, Paolo Capuzza, Angelo Corbo e Gaspare Cervello, assieme all'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Sotto il manto stradale, all'altezza dello svincolo di Capaci, è stata piazzata mezza tonnellata di tritolo. Un detonatore azionato dal sicario Giovanni Brusca, nascosto sulla collina che sovrasta l'autostrada, scatena l'inferno e la carreggiata viene ridotta a un cumulo di macerie. Una scena mai vista, degna di un film di guerra. La macchina di Falcone si schianta contro il muro di cemento e detriti causati dallo scoppio. Infatti, per liberare il giudice dalle lamiere accartocciate, bisogna attendere l'arrivo dei vigili del fuoco. Giovanni Falcone, uno dei più grandi protagonisti della lotta alla mafia, e la compagna e collega Francesca Morvillo muoiono in ospedale la sera dello stesso giorno per le gravi emorragie interne riportate. Falcone, alle 19.05, spira tra le braccia di Paolo Borsellino, la Morvillo, poco dopo le 22, durante un'operazione chirurgica. Due giorni dopo, il 25 maggio, si svolgono a Palermo i funerali delle vittime. Le parole pronunciate dalla moglie dell'agente Schifani resteranno per sempre nella storia. Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Rivolgendomi agli uomini della mafia, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Ma loro non cambiano. Bene, dicevamo, avete sentito dal servizio che in quella maledetta giornata, oltre al giudice Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo, persero la vita tre agenti, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. Inoltre, però, appunto, c'erano altri uomini della scorta che riportarono ferite, ma fortunatamente sopravvissero, tra cui Angelo Corbo, che noi oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buonasera Angelo, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie per avermi invitato. Allora Angela, abbiamo sentito il nostro racconto, ora vorremmo sentire il suo. Semplicemente quello che avete raccontato chiaramente è la cronologia storica dell'attentato e chiaramente tutto quello che sussegue dopo l'attentato o quello che c'è prima dell'attentato praticamente sono ancora dei misteri.
perché chiaramente sappiamo tutti quanti, visto i processi che sono stati celebrati, sappiamo chi sono gli esecutori materiali, sappiamo chi si è adoperato per mettere in atto questa strage, ma probabilmente, anzi sicuramente non sappiamo veramente chi sono i mandanti della strage. È questo che noi da 29 anni cerchiamo di gridare, cerchiamo di sapere, di conoscere, perché non possiamo completamente credere che personaggi come Totò Riina, Provenzano, Brusca stesso possono essere stati in grado di mettere in atto una guerra, un'azione di guerra come quella che è stata fatta a Capaci. Qui ci sono mente più raffinate che hanno disposto e probabilmente hanno ordinato alla mafia locale siciliana di fare questo grande attentato, l'attentato 1 come viene chiamato. E voi avete detto benissimo nel servizio, Falcone arrivava a Palermo come ogni fine settimana a bordo di un aereo privato, un aereo di Stato, dei servizi segreti, un Falcon, partito da Roma Ciampino, quindi un aeroporto militare, e atterra a Palermo. Da lì inizia questo suo viaggio verso quello che doveva essere un normale fine settimana, fino a quando appunto non si arriva a quel bivio per Capaci, dove alle 17:58 avviene quel cataclisma totale, quell'azione appunto di guerra che mette sotto sopra un'autostrada, non curante di chi poteva esserci in quell'autostrada in quel momento, perché non è solo la scorta che stava passando. Se voi guardate le immagini vedete che ci sono macchine soprattutto nell'altra corsia capovolte, perché fortunatamente cioè quella era un'autostrada che era frequentata in un fine settimana, tratto da un bellissimo sabato di maggio e con una giornata bellissima. Voi avevate il sentore che potesse succedere qualcosa? Allora, noi avevamo il sentore che prima o poi sarebbe successo qualcosa, perché già lo sapevamo. Io facevo parte della scorta di Giovanni Falcone dal 1990 e quando ho cominciato a far parte della scorta io già sapevo che dal momento che entravo a far parte di quel servizio diventavo un morto che camminava, perché Giovanni Falcone era un morto che camminava, lui stesso lo diceva, lo sottolineava, e quindi anche noi lo sapevamo che già nell'inizio del 92, gennaio 92, era arrivata la notizia che era in preparazione un grande attentato a Palermo. Non si sapeva probabilmente chi era il bersaglio, o perlomeno diciamo che in quegli anni chi rischiava veramente la vita erano in pochi, e sicuramente Falcone era in cima alla lista. Quindi sì, noi lo sapevamo che prima o poi sarebbe successo qualche cosa. Chiaramente non ci aspettavamo quello che è successo, non ci aspettavamo questo atto di guerra, non ci aspettavamo che questa codardia della mafia che ha messo in atto appunto un qualcosa di veramente eclatante, grosso. E noi ci aspettavamo il classico agguato, il classico scontro a fuoco probabilmente, dove poi ognuno, chi è più forte, riesce a sopravvivere. Sicuramente non ci aspettavamo un vile attentato. Angelo, sopravvivere a una strage si dice che è come morire. Questo è stato uno dei motivi che l'ha spinta a raccontare la sua storia in un tomo, in un libro dal titolo Strage di Capaci, paradossi, omissioni e altre dimenticanze. Un libro che, insomma, racconta appunto, chiederei di analizzare bene queste tre parole che sono molto importanti. Paradossi, omissioni, dimenticanze. Perché ha scelto proprio queste tre? Ma guarda, diciamo che tutta questa storia di Capaci e quello che viene dopo Capaci è piena di paradossi, di omissioni e dimenticanze. Diciamo che innanzitutto il motivo che mi ha spinto di scrivere questo libro, un libro intervista, ma io per 20 anni, devo dire che sinceramente per 20 anni sono rimasto chiuso nel mio alveare, costretto spesso da chi mi stava accanto, la costrizione spesso da parte del mio ministero a non di stare in silenzio. Il problema è che nel corso di quei 20 anni avevo visto tante cose strane, avevo visto tante situazioni strane, ma soprattutto tante menzogne raccontate anche da parte di alcuni miei colleghi, che si vantavano ad esempio di aver fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, di essere un sopravvissuto della scorta di Giovanni Falcone,
e di raccontare anche delle situazioni un po' particolari che chiaramente potevamo sapere solamente chi c'era quel giorno e non per sentito dire. Il problema è che molte volte queste dicerie arrivavano e sono arrivate anche alle orecchie delle vedove, degli orfani o dei genitori dei miei colleghi morti, e questo hanno provocato sicuramente del risentimento anche nei nostri confronti, perché purtroppo spesso non si è lucidi per comprendere. Io scrivo questo libro proprio per far capire la mia verità e di uno di che comunque c'era quel giorno. I paradossi sono comunque più che altro dati dalla mia vita, perché questo libro io racconto la scelta di vita, la scelta di far parte della scorta di Giovanni Falcone, di entrare innanzitutto in polizia, di far parte della scorta di Giovanni Falcone e di che cosa significa appunto sopravvivere a una scorta. E il paradosso, uno dei paradossi che mi viene in mente ad esempio è quello che ho citato quando parlo del colloquio che ho avuto con uno dei defunti, dei miei colleghi defunti, Antonio Montinaro, quando quel giorno mi vedeva mentre eravamo in attesa in euforico e mi chiedeva per quale motivo io ero così euforico, così allegro, perché non mi aveva mai visto in queste condizioni. E io gli rispondo che ero convinto che quella fine settimana avrei fatto 13 a Totocalcio e quindi avrei svoltato la mia vita. Ecco, questi sono tanti i paradossi un po' strani di essere in quel momento lì, ma non di non essere lì. Poi quando si parla di omissioni, le omissioni le abbiamo viste tante in questa strage e in quello che è avvenuto dopo la strage. Io parlo di omissioni quando parlo, ad esempio, delle fotografie che sono sparite dopo di quel momento. Io racconto di Falcone anche, no? Io racconto di una valigetta di Falcone di cui nessuno ne parla mai, e io insieme a Giuseppe Costanza, che siamo presenti quel giorno, in quel momento lì, ci ricordiamo perfettamente che Falcone è sceso dall'aereo con una valigetta 24 ore. Io dico sempre, noi non sappiamo quello che c'era dentro questa valigetta, ma sicuramente perché non parlarne? Oppure questo appunto, come dicevo, delle fotografie scattate da un fotografo professionista nell'immediatezza dello scoppio, subito dopo lo scoppio, che vengono sequestrate da un presunto poliziotto in borghese. Ma la cosa strana è che queste fotografie non vengono mai assunte nel fascicolo processuale, quindi non finiscono nel processo. Cosa ci sono in queste fotografie? Chi bisognava nascondere in queste fotografie? Chi c'era in quel luogo che non si doveva trovare in quel luogo stesso? Ecco, queste sono le omissioni, ma... E poi le dimenticanze che ha avuto lo Stato nei confronti di noi sopravvissuti. Ecco, Angelo, infatti io le chiedo due domande. Una, se lei si sente appunto riconosciuto e anche protetto in qualche modo dallo Stato. E l'altra, ho ascoltato una sua intervista in cui lei dice che spera che questa data venga cancellata dal calendario, quella del 23 maggio 1992, anche perché dietro le celebrazioni che si fanno in questo giorno, che è stata definita anche la giornata della legalità, lei coglie una serie di falsità. Perché? Ma guarda, falsità perché si vuole solamente fare, io dico sempre, le giornate. In maniera semplice, vogliamo fare la passerella per farci vedere che siamo tutti amici delle scorte, siamo lì magari a sventolare un lenzuolo bianco, farci fotografare accanto all'albero di Giovanni Falcone, ma veramente poi che cosa facciamo per ricordare Falcone e soprattutto il lavoro di Falcone, non la persona, ma il lavoro che faceva Falcone, o comunque il lavoro che hanno fatto i componenti della scorta, che non erano lì per passeggiare, ma erano per cercare di salvare la vita di un personaggio che meritava di essere salvato. Quindi il 23 maggio è solamente, io dico sempre, una passerella. Ma poi tra l'altro noi siamo completamente, noi sopravvissuti, ma non parlo solamente di io, ma anche tutti gli altri sopravvissuti, siamo della strage di Capaci, siamo in quattro. Nella strage di Via D'Amelio c'è Antonino Bullo, che anche lui è un sopravvissuto, l'unico sopravvissuto di quella strage. Ebbene, non siamo mai riconosciuti, mai ricordati. Anche ieri c'è stata la manifestazione all'Aula Bunker, ma nessuno ha previsto la nostra partecipazione. Nessuno ci ha chiamato per essere lì presenti. Quindi si celebra, purtroppo, per fortuna, solamente il nome di Giovanni Falcone, ma si dimentica che comunque c'erano anche altri rappresentanti dello Stato, quindi noi poliziotti, che abbiamo sacrificato la nostra vita e meritiamo un po' di considerazione. E questo mi dispiace perché ho visto
c'era Quindi anche mi nel senso perdoni, è del. come se in questi anni lei ha avuto l'impressione che si volesse dimenticare chi è rimasto vivo. Ma addirittura io ho scritto in un altro mio pensiero, ho scritto che noi siamo uno sbaglio dello Stato. E quindi come sbaglio lo Stato ci cancella perché per non essere etichettata come un ente che ha sbagliato. E, diciamo che sembra quasi che faccia più comodo dimenticare la presenza di noi quattro, anzi noi cinque, compresa appunto Antonino Bullo, forse perché è meglio così tacere, perché magari possono uscire delle cose che è meglio nascondere. Come l'ho detto, le fotografie, come l'ho detto, la valigetta, come magari possiamo parlare del fatto che nel corso degli anni, dal 91 al 92, la protezione di Giovanni Falcone viene diminuita sia in numero di persone che in mezzi. Noi spesso si camminava addirittura con delle macchine non blindate, e quindi questo è molto significativo, secondo me. Mancanza di un elicottero che era. Perché c'era questa idea che, siccome, mi perdoni, Falcone era andato ormai a Roma, fosse fuori pericolo, no? Il problema è che lei me lo insegna, ma a Roma il Falcone stava facendo un lavoro ancora forse più pericoloso per la mafia, non solo per la mafia, ma anche per gli amici dei mafiosi. E quindi il lavoro che stava conducendo sicuramente avrebbe portato ancora di più fastidio agli intoccabili. Angelo, in conclusione, una duplice domanda. Volevo sapere se può condividere con noi un ricordo del giudice Falcone e poi che cosa si sente di rispondere nell'ipotesi in cui venisse un ragazzo da lei e chiedesse come si combatte la mafia. Allora, guarda, io comincio proprio con la seconda domanda, perché io da circa 10 anni, un po' meno, ho intrapreso questa nuova veste. Io adesso sono in pensione, non sono più in polizia, ma già mentre ero in polizia stesso, io passavo la maggior parte delle mie giornate ad andare in giro nelle scuole a parlare ai ragazzi di cosa significa vivere nella legalità, di cosa significa rispettare le regole, cosa significa condividere il pensiero di uomini come Falcone, come Costellino, come tante altre gente. L'elenco purtroppo è lungo, come Castarà, Montana, come Zucchetto, come Peppino in passato. Ecco, cosa significa credere nella libertà e cosa significa dire no alla mafia. È importante questo. Io quindi, quando un ragazzo me lo chiede, io dico sempre che è quello di fare squadra, fare una squadra tra tutti quanti noi, perché facendo squadra si riesce a eliminare, si potrà riuscire a eliminare questo cancro chiamato mafia. Chiaramente non può essere una lotta fatta da una singola persona, perché singolarmente si muore. Falcone è morto perché era isolato, Borsellino è morto perché era isolato, Castarà e Montani sono morti perché erano isolati, D'Aleo, ripeto a dire, l'elenco è lungo, Pio La Torre, Mattarella stesso, sono tutti persone morti perché soli. Quindi se noi facciamo squadra, ecco, allora in questa maniera possiamo veramente pensare di poter sconfiggere la mafia. Quindi questo è il mio pensiero nelle scuole. Poi puoi ripetere cortesemente la prima domanda? Un ricordo poi mi sono dilungato. Giovanni Falcone non come giudice, ma come uomo. Allora, io ricordo personale, lo dico sia come giudice che come uomo. Come giudice, chiaramente, come tutti quanti abbiamo visto in questi anni, Falcone era un grande professionista, era un uomo che credeva veramente nella sua missione. E dico per effetto nella sua missione. Lui ci credeva e sapeva che per vincere questa battaglia avrebbe sacrificato non solo la sua vita, ma anche quella di quelle che ci stavano accanto. Non per caso è morta anche la moglie Francesca Morvillo, grandissima donna. E questo, quindi come il giudice sicuramente non voglio levare nulla ai quelli di oggi, ma forse era il più grande di tutti i tempi, perché ci credeva veramente a quello che stava conducendo. Come uomo, io posso parlare come uomo come scortato. Ecco, è una cosa che, una falsità che spesso viene detta in giro, che Falcone era una persona facile da scortare, che era una persona che, con cui si poteva instaurare un rapporto, non dico di amicizia, ma veramente di coesione. No, purtroppo Falcone era un professionista e pretendeva professionalità da parte di tutti quanti i suoi collaboratori.
e quindi era una persona difficile da ascoltare, perché lui chiaramente pretendeva non il 100 ma il 120%. E non era sicuramente un padre di famiglia, non ci trattava come dei figli, ma come dei professionisti, e quindi pretendeva grande professionalità da parte nostra, sempre nel ruolo però, perché chiaramente lui è la persona scortata, ma la scorta siamo noi, e il caposcorta solitamente decide come portare avanti il servizio. Bene Angelo, noi ti ringraziamo davvero per essere stato qui con noi, per averci raccontato la tua testimonianza, le tue idee, ricordo il tuo libro Strage di Capaci, Paradossi, Omissioni e Dimenticanze, se appunto volete approfondire quanto Angelo Corbo ci ha raccontato quest'oggi. Di nuovo grazie ad Angelo Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, grazie per tutto quello che ha fatto e che continua a fare. Buona serata. Grazie, grazie a voi. Bene, grazie anche. Ho i brividi. Sentire queste testimonianze non è facile. Non è facile neanche per noi che stiamo qua e curiamo questa trasmissione. No, affatto. Però speriamo appunto che con questo spazio abbiamo reso onore alla memoria, ma soprattutto al lavoro di Giovanni Falcone e di tutti coloro che hanno perso la vita combattendo questo cancro che è il nostro paese, che si chiama mafia, camorra, 'ndrangheta. Che nome gli volete dare, che gli date. Grazie a tutti voi per averci seguito anche oggi, grazie a Rachel Abean che ha curato il comparto tecnico. La linea va al nostro telegiornale condotto da Roberto Asias, mentre Ristart 264 torna domani alle 17. Buona serata.